Buongiorno a tutti, io sono Lea, il mio blog è La mia cucina senza lattosio. Benvenuti nella mia cucina. Come potrete facilmente intuire dal nome del blog, raccoglie ricette senza lattosio. Infatti io sono intollerante da un po' di anni, ma sono ricette che vanno benissimo per tutti. Io nella vita sono un medico, un anestesista rianimatore e mi interesso anche di nutrizione umana. Infatti nel blog potrete trovare anche tanti utili consigli su una sana alimentazione. Perché sono qui oggi? Perché Stufer mi ha chiesto di parlarvi di quello che per me è un alimento principe in cucina. Ho scelto le patate. Può sembrare banale, però secondo me le patate sono l'unico alimento che è universalmente presente in tutte le cucine e in tutte le culture del mondo. Può essere servito sia come alimento principale sia come contorno. Inoltre le patate sono un utile addensante in tantissime ricette. Inoltre sono anche legate al mio ricordo di infanzia, perché pelare le patate è stata la prima cosa che mi è stata insegnata con fatica in cucina, quindi riuscire a farlo è stato un successo per me. Sono un alimento un po' demonizzato, infatti tanti hanno paura di ingrassare mangiando le patate. In realtà contengono più del 70% di acqua, solo il 15% di amidi, sono tanto amiche del nostro intestino, infatti aiutano appunto la stipsi. L'unica cosa, un alto indice glicemico, quindi attenzione per i diabetici, ma per il resto sono buonissime e ne esistono mille varianti diverse. Oggi le userò per fare delle girelle di pasta fillo con il ripieno di patate e di tonno. Possono essere servite sia come antipasto sia come aperitivo. Spero vi piaccia. Ci vediamo sul blog. Gli ingredienti sono 4 fogli di pasta fillo, 200 ml di latte, nel mio caso senza lattosio, prezzemolo tritato quanto basta, olio per spennellare, un cucchiaino di paprika dolce, ma è facoltativo, 100 g di tonno sgocciolato, 5 patate, sale, una noce di burro senza lattosio. Per gli utensili particolari serviranno uno schiacciapatate, un pennello per spennellare e una spatolina. Iniziamo pelando le patate, tagliandole a tocchetti piccoli. Più piccoli saranno i tocchetti, più veloce sarà il tempo di cottura, perché dobbiamo bollirle. Dopo aver sciacquato le patate, le riponiamo in una pentola. E le mettiamo a lessare con un filo di acqua. Lasciar cuocere per una decina di minuti. Utilizzando uno schiacciapatate o anche una forchetta, se non avete lo schiacciapatate, schiacciamo riducendo in poltiglia le patate appena lessate. Facciamo intiepidire qualche secondo il latte nel microonde. Aggiungiamo quindi gli altri ingredienti, un pizzico di sale, un pizzico di prezzemolo, paprika facoltativa, ne basta un cucchiaino, aggiungiamo il burro e il latte poco alla volta, deve diventare una sorta di purè. Della consistenza giusta per essere poi spalmato. Il latte tiepido serve a far sciogliere piano piano il burro. Quando il composto comincia a prendere forma, aggiungiamo anche il tonno. Pasta a fillo e oliamo la superficie.
un altro foglio di pasta filo, possibilmente senza romperlo come ho appena fatto io, e cerchiamo di far combaciarle. Non ha importanza essere precisissimi. E andiamo a bagnare anche il secondo strato. Il nostro composto. E lo distribuiamo su tutta la superficie. Aiutiamoci anche col cucchiaio se la spatola è troppo morbida. Ok, andiamo a prendere un altro strato di pasta filo e ripetiamo l'operazione. Il ripieno è finito e quindi non ci rimane che stendere l'ultimo foglio di pasta filo. Il procedimento è sempre lo stesso, la mangiamo con l'olio. Ok, adesso viene la parte più delicata. Dobbiamo avvolgere la pasta filo su se stessa. Allora, io consiglio di fare un bordino e di sigillarlo con l'olio. E poi arrotolare. Ci vuole un po' di pazienza, ma l'operazione non è impossibile. E il ripieno si distribuirà automaticamente. A questo punto dobbiamo avvolgere in una pellicola e mettere qualche minutino in freezer per lasciare che si solidifichi in modo tale da poterlo tagliare. Prendiamo quindi una pellicola e facciamo in modo che il rotolo ci scivoli su e avvolgiamo. Sigilliamo bene i bordi e lo mettiamo giusto qualche minuto nel freezer in modo tale da farlo solidificare. Dopo aver rimosso il rotolo dal congelatore e aver rimosso la pellicola trasparente, procediamo a ritagliare le girelle dello spessore di circa un centimetro ognuna e le posizioniamo sulla placca da forno. Mettiamo il forno a preriscaldare a 170 gradi e intanto bagniamo le girelle con il restante latte. Potete usare anche un uovo sbattuto se preferite. E in maniera facoltativa possiamo decorare con dei semini. Io ho scelto i semini di papavero che danno un po' di colore e di croccantezza. Infornare a 170 gradi in forno preriscaldato per circa 20 minuti.